Parte con il piede giusto la Virtus Roma nel match di apertura dei playoff 2014. La prima delle due trasferte a Cantù regala ai blu-giallorossi il vantaggio del campo nella serie di quarti di finale al meglio delle cinque. Alla palla 2 Roma non ha potuto schierare ieri il playmaker titolare Meio, vittima di una distorsione al ginocchio in allenamento. Saltato quindi il ballottaggio tra Šefčić e Kanačević, Dalmonte ha guadagnato in fisicità, difesa e rimbalzi senza soffrire troppo in regia. Il 9 su 19 dall'arco e la precisione ai tiri liberi sono stati poi decisivi per il 75-71 finale, con cui la CEA ha sbancato il Pianella, inviolato da 15 partite. Un match ancora una volta vissuto per 40 minuti sul grande equilibrio tra le due rivali, divise da appena un punto dopo le due vittorie dei Brianzoli in campionato e il successo romano di ieri in gara 1. Ad emergere all'interno di una prestazione collettiva con poche sbavature, Jones e Mbakwe, ormai pienamente recuperati dai problemi muscolari delle scorse settimane e migliori marcatori a quota 14. 32 punti e tanto ossigeno sono arrivati finalmente anche dalla panchina. 13 da un sorprendente Kanačević, perfetto al tiro, e altrettanti da Barron, 11 dei quali negli ultimi 10 minuti. Poco appariscente, ma fondamentale nella difesa su Ragland, e gentile anche D'Ercole, partito in quintetto per l'assenza di Meio e le non perfette condizioni di Moraschini. Domani si replicherà al Pianella e c'è da attendersi la reazione rabbiosa dei ragazzi di Sacripanti. Anche una sconfitta però non pregiudicherebbe le chance di qualificazione della Virtus, a cui basterebbe poi vincere i due match al palazzetto di sabato e lunedì sera per ritrovarsi in semifinale.